Ciao ragazzi, ben ritrovati. Questo video sarà diviso in due parti perché ci sono alcuni puntini sulle i che vanno messi e quindi raggruppo un po' tutto insieme quello che voglio dire e ve lo dico qua, non sarà proprio un video, più un flusso di coscienza in cui voglio commentare alcune cose che sono successe qui nella community sul canale e al di fuori sui social con alcune, se vogliamo definirle, notizie delle ultime ore, anche se il termine esatto sarebbe un altro, così almeno appunto chiariamo diversi punti e insomma cerchiamo di capirci anche un attimo tra di noi, perché io credo di essere una persona abbastanza trasparente e quando mi esprimo comprensibile, però forse magari non è così e allora chiarisco alcune cose in modo tale che insomma cerchiamo di anche conoscerci e ripartire con un altro spirito. Perché dico questo? Ma innanzitutto, vabbè, lo faccio anche qua, anche se questo è un video un po' più serio, vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, visto che qua si cerca di fare calci in maniera un pochino più ragionata e razionale, e poi ovviamente di lasciare un like al video, di dirmi qua sotto alla fine cosa ne pensate. Però alla fine ascoltate prima tutto quello che ho da dire e poi commentate. Poi se volete acquistare maglie di calcio di qualità a basso prezzo, come al solito in descrizione trovate il link di Instagram di Maglie Calcio Italy e potete farlo tramite loro. Ecco, detto questo, cominciamo a parlare della policy del canale. Non è che perché non è scritta, non è specificata da nessuna parte, allora qui si può fare la qualunque. Io ho un enorme rispetto delle opinioni di tutti e non ho alcun problema ad accettare critiche, nel senso che nel momento in cui dico delle cose in un video mi aspetto anche nei commenti delle persone contrarie, ma una critica, quando io ricevo una critica, se quella critica non è argomentata ma è portata avanti per slogan o per partito preso o peggio ancora per entrambe le cose, quella critica sappiate che non ha valore. Per me, quando venite a scrivermi tu non sei un vero tifoso, tu non sai, tu sei pro Kair, quello che scrivete non ha valore, non ha valore perché non è argomentato, a parte che non è vero, ma non è neanche argomentato ed è frutto di una frustrazione che probabilmente proviene da fattori esterni a questo canale e che dedicandomi magari mezz'ora al giorno per vedere i miei video venite a sfogare qua. Questo però è un vostro problema, io non lo posso risolvere, quindi guardatevi dentro, concentratevi sulle cose più importanti della vita e poi quando saprete confrontarvi in maniera civile con il prossimo potete tornare a commentare, fermo restando che io non banno nessuno. Non vanno nessuno, i vostri commenti e anche i commenti di chi non argomenta, come dicevo prima, sono lì sotto, in modo tale che tutti possano leggerli e tutti possano farsi un'idea di che personaggi ci sono all'interno della tifoseria del Toro, all'interno di ogni tifoseria, ma nello specifico all'interno della tifoseria del Toro. Tuttavia, da oggi dovrò cambiare un attimino anche a livello di moderazione. Arriveranno alcuni ban perché ci sono dei sono dei punti, c'è un livello sotto il quale non è tollerabile scendere. E non mi riferisco ovviamente ai commenti in cui mi dicono tu dici che quel giocatore è bravo, invece è scarso, anche se lì andrebbe motivato e molto spesso non viene fatto, o viceversa, io critico la scelta di un giocatore, qualcuno dice no, quel giocatore è forte, tu non capisci. Quello ci sta, va bene, quei commenti lì non spariranno mai, non spariranno mai, rimarranno lì e poi per quanto questo non sia un gioco di chi ha ragione o chi ha torto, ma semplicemente sono opinioni espresse in libertà, perché questo è uno spazio di opinione, c'è anche scritto nel disclaimer del canale, rimangono. Ma alcune illazioni, alcune insinuazioni da oggi in poi su questo canale non passeranno più. Non passeranno più perché io le ritengo offensive nei miei confronti e nei confronti del lavoro che faccio, perché questo è un lavoro che faccio, del quale voi usufruite gratuitamente,
Ma è gratuito, è un lavoro gratuito che faccio. Il fatto che io poi monetizzi con YouTube è una naturale conseguenza. YouTube mi dà la possibilità di farlo. Io faccio visite ai miei video, poche visite, infatti monetizzo, ma niente di che. E non è neanche il mio lavoro, perché io di lavoro faccio tutt'altro. Questo è il mio hobby, è una mia valvola di sfogo che porto avanti ormai da tanti anni e che quindi ho il diritto di impedire questo spazio di essere inquinato. Inquinato appunto da accuse, illazioni, come per il fatto che io sia un prezzolato della società, solo perché cerco di spiegare con razionalità quello che vedo, o che ho le patenti di tifo da gente che comunque non mi conosce, e queste cose qua non verranno più tollerate. Quindi non starò neanche più a rispondere. Arriverà il ban, punto. Non potrete più commentare, e non ha importanza se qualcuno di queste persone qua si creerà qualche fake, perché io ba bannerò senza avvertire. Ed è una cosa che non ho mai fatto in passato. Io di ban del mio canale ne avrò proprio una decina, forse un po' di più, e la maggior parte sono di tifosi avversari che ho dovuto bannare nei post partita, di match magari decisi dall'episodio arbitrale o cosa, parolacce, insulti, che non voglio vedere e non voglio leggere, non mi interessano, è stato il ban. Ma di tifosi del torneo ne ho bannati ben pochi. Ma sarò costretto a cominciare a farlo. Così come sarò costretto a implementare queste funzioni che fortunatamente lo strumento YouTube mi consente di utilizzare, cioè restringere ulteriormente i commenti che finiscono nello spam ogni qualvolta ci sono degli insulti rivolti a terze persone, tipo auguri di morte, che sono purtroppo, succede non a me, ovviamente, ma a tesserati della società o a tesserati di altre squadre, eccetera, eccetera. Anche queste sono cose che lo so che è utopico sperare di vivere in un mondo civile, ma che da queste parti non verranno più tollerate. Punto. Su questo è una cosa, ve lo dico con fermezza. È anche vero che non capita molto, spesso questa cosa, perché comunque ho costruito una community che per il 90 e più per cento è coscienziosa, è rispettosa. Ho cercato di fare un lavoro anche con chi mi segue, sul proporre contenuti che portino a riflettere e a fare delle considerazioni anche ad ampio raggio, che non si fermino solo al ragionamento. Tal giocatore bravo, tal allenatore scarso, questo modulo va bene, questo no. Ho cercato di appunto implementare il racconto anche inserendo dati, inserendo analisi tattiche, perché questo è quello che mi piace fare, mi piace parlare di calcio. Poi ecco, quindi questo invece mi fa molto piacere. È chiaro che questo è un video, come dicevo prima, un flusso di coscienza verso pochi che evidentemente hanno problemi a stare al mondo e hanno trovato in questo spazio la loro valvola di sfogo, ma no, non può funzionare. Poi ecco, un'altra cosa, e poi chiudo con le lamentele, che mi dà molto fastidio è leggere commenti totalmente fuori tema con il video proposto. Cioè, se io faccio un video, come è successo recentemente, e parlo delle maglie, e uno sotto mi scrive un commento di mercato, mi scrive un commento sulla società, o mi scrive un commento sulla prossima stagione, quello non è attinente al video. Ovviamente quello è un commento che non cancello, perché magari non è nemmeno offensivo e va bene così. Ma ecco, non siete voi che dite a me di cosa devo parlare, sono io che propongo un certo tipo di contenuto sul mio canale. Se io faccio un video sul mercato del Milan, dico per dire, adesso è il primo esempio che mi è venuto in mente, e qualcuno sotto mi scrive: sì, ma perché non parli del mercato del Toro? Cazzo, ci sono altri 20 video in cui parlo del mercato del toro. Se non ti interessa quel contenuto lì, skippalo. Se invece lo guardi e mi lasci un commento, mi stai facendo guadagnare. Quindi sei doppiamente ingenuo, ok? Molto bene. Quindi
non commentate a cazzo, commentate nel merito se volete, se non volete piuttosto non commentate, mi togliete anche visibilità, magari a qualcuno fa piacere. Questo è un canale in cui si parla di calcio. Poi che il tema predominante sia il Toro va bene, perché io comunque sono tifoso, anche se magari per qualcuno, ecco, la patente di tifo mi andrebbe tolta. E sono pur sempre tifo del Toro, ma qua si parla di calcio e quando inizierà il campionato, qua si troveranno contenuti anche riguardo ad altro. Ed è una cosa che a me non conviene fare perché fanno meno visualizzazioni, visto che più o meno il target che ricopre questo canale, copre un po' la tifoseria del Toro, no? In maggioranza, ovviamente. Ma è quello che mi piace fare e quindi lo faccio. Per quanto riguarda, ecco, il tema che mi si dice vai controcorrente, sei filo societario, per me sarebbe molto più semplice se io volessi guadagnare, fare like facili e fare visualizzazioni e quindi fatturare con YouTube, comportarmi all'inverso. Io potrei ogni giorno fare un video in cui si dice che la società fa schifo, che la dirigenza fa schifo, che il mercato fa schifo, che l'allenatore fa schifo, che tutto fa schifo. Ma non è così, non è così perché non lo penso. Io critico quando c'è da criticare e analizzo quando c'è da analizzare. Poi, tutto il resto sono mie opinioni che vanno prese come quelle di un tifoso singolo. Io non sono il depositario della verità, come non lo è nessuno di noi, e quindi ciò che penso io è ininfluente. Se anche io pensassi che Cairo è il miglior presidente al mondo, non cambia nulla, lui rimarrà proprietario del Toro fino a quando deciderà di rimanerlo. Io rimarrò un semplice tifoso fino, penso, alla fine dei miei giorni e tutto proseguirà normalmente. C'è questa malsana idea che i tifosi possano tutto, che le società siano dei tifosi, ma non è così. Potete pensarlo, ma tutto questo vi fa svegliare male la mattina e poi venire a vomitare stupidaggini e odio qua sul mio canale, fermo restando che quando io aprii questo canale, di spazi che parlavano di Toro ce n'erano veramente pochi, praticamente nessuno. Vi basti pensare che uno degli angoli più vecchi in cui si parla di Toro era Radio Granata e io in pochi mesi feci più iscritti perché loro andavano avanti già da anni, ma non avevano mai portato proprio avanti il progetto come invece stanno facendo negli ultimi anni, che Radio Granata comunque ha aumentato i suoi numeri e talvolta mi fa anche piacere partecipare a qualcosa con loro. Però a parte questo, ecco, quindi sarebbe molto più facile per me fare il contrario, e cioè vomitare critiche, insulti, come succede sui social, soprattutto su Facebook. Ma è proprio questo che io non voglio fare. Io voglio essere diverso da queste persone qua. Voglio proporre qualcosa di diverso, creare una community, creare, ormai l'ho creata, ma portare avanti una community consapevole che possa diventare una community pensante e non solo di gente che si fa imboccare da tifosi, che cavalcano l'onda del malcontento per fare proselitismo e ogni riferimento è puramente casuale. Poi ognuno tifa come tifa. Io non ho la presunzione di pretendere che la tifoseria del Toro sia unita. Meno male che non siamo uniti, perché all'interno della tifoseria del Toro sicuramente c'è gente che non stima me, ammesso in un concesso che mi conosca, e sicuramente c'è gente che io non stimo. E con la quale, a parte il tifo per il toro, che è una cosa, diciamo, fuori schema e che quindi non puoi, non puoi comandare, limitare, eccetera, eccetera, io non voglio condividere null'altro con queste persone. Non mi interessa sapere la loro opinione, non mi interessa condividere nulla. Non condividere nulla. Quindi, se poi è così facile, essere, filo Cairo, come vengo definito io, per guadagnare, beh, fatelo anche voi. Fatelo anche voi, fatemi vedere come siete bravi. Aprite un canale YouTube, fate opinione, fate informazione, fate analisi, fatelo, dite quello che pensate, ci mettete la faccia e non un nick. Ci mettete un nome, un cognome, ci mettete delle idee. Ci mettete del lavoro che sottraete ad altro, lo potete fare tranquillamente se pensate che sia facile guadagnare così. Ma io vi posso giurare e spergiurare, anche se non dovrei farlo perché non è affar di nessun altro, che io non ho mai, mai in più di 6 anni che faccio YouTube avuto
anche un solo contatto ufficiale con la società. Anzi, non è vero, una volta ho avuto un contatto con una persona che fa parte della società, ma posso dire che fa parte attualmente della società, ma non è in dirigenza, non è nel consiglio di amministrazione, no. È un semplice dipendente che mi ha chiesto delle opinioni su alcuni contenuti, io gliele ho date e vi dirò di più, su alcune cose che mi ha chiesto io gli ho anche detto che non mi piacevano, punto. Per il resto io non ho mai avuto biglietti, non ho mai fatto ospitate, io non ho mai fatto ospitate nelle aree lounge VIP allo stadio, non ho mai avuto sponsor che mi fanno andare a vedere gli spogliatoi e mi portano in campo che calciano. Io non li ho mai avuti, perché se li avessi avuti avrei creato contenuti e ve li avrei fatti vedere. Io non ho mai conosciuto nessuno, se non questa persona di cui parlo prima, che lavora o ha lavorato in passato nella società Torino Calcio. Conosco di persona Claudio Sclosa, che recentemente è rientrato nel Toro semplicemente perché è di Cuneo, della provincia di Cuneo. Punto. Questi sono tutti i rapporti che io ho col Torino FC. Tutto quello che dico è in buona fede, è argomentato, è pensato. Non necessariamente è giusto o sbagliato, ammesso che un giusto o sbagliato ci sia nelle opinioni, ma è così. Io, ecco, chi mette in dubbio la mia onestà intellettuale, qua non è il benvenuto. Punto. A proposito di onestà intellettuale, ecco, veniamo un attimino, andrò lungo, ma tanto questo video qua secondo me ve lo guardate tutto. E vi metto pure un bel titolo a chiappa click. Ecco, parliamo un po' di questa voce che è uscita, no? Un po' all'improvviso, secondo la quale ci sarebbe stato un fantomatico importante fondo di investimento che ha provato ad approcciare Cairo per l'acquisto, per rilevare il Torino FC, ma Cairo non si sarebbe detto neanche disponibile a intavolare una trattativa. Ovviamente io uso il condizionale perché così dovrebbe essere fatta informazione, anziché spacciare voci dove non si dice nulla per certe. Il nome lo possiamo fare, sono stati i resistenti Granata a lanciare questo sasso, salvo poi nascondere la mano. E il fatto che sia stato un comportamento scorretto lo dice anche la semplice reazione che hanno avuto i loro follower, quelli che da anni inondano i social di insulti verso il Torino, si augurano sventure sportive verso la squadra che dicono di tifare, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura loro, nei commenti al primo post, hanno chiesto per favore ai resistenti di pubblicare il nome di questo fantomatico fondo di investimento, perché altrimenti è aria fritta, è tutta fuffa. Ed è fuffa sì, ragazzi, perché capite quanto poco ci vuole a destabilizzare un ambiente? Già comunque la stampa, i giornali, molti, non tutti, perché comunque Cairo, essendo un editore importante, una parte di stampa italiana la può tranquillamente veicolare, ma l'altra trasversalmente ci massacra. E capite quanto poco ci vuole a fare il loro gioco? A tirare la volata a chi vuole il male del Toro solo per fare il male del proprietario del Toro, cioè del proprietario della società che noi diciamo di tifare. Questo a casa mia si chiama autolesionismo. E poi si chiede di essere tutti compatti. Se queste persone sanno di un'offerta così importante, quella che hanno millantato, e sanno di, nel caso specifico, un fondo di investimento che ha delle risorse importanti, no? Da quello che dicono loro, facciano il nome e permettano al tifoso medio, come sono io, di farsi anche un'idea. Se magari un domani ci fosse la possibilità di organizzare qualcosa per far sì che ci sia il passaggio di mano societario, ma non possono pretendere che la gente si fidi di loro a scatola chiusa, perché lì fuori è pieno di faccendieri molto peggio di Cairo, molto peggiori dell'attuale proprietario presidente del Torino FC. Lo so che questa è una cosa che non vi volete sentire dire, ma è la realtà. È la realtà. È pieno, e ve l'ho dimostrato anche pochi giorni fa con il video sul fallimento dell'Alessandria.
pieno di chaparat là fuori. E il toro a questa gente fa gola, anche se poi non hanno la liquidità per poter portare avanti un'ipotetica trattativa. Perché il toro, e qua concordo anche con gli hater di Cairo, è un'importantissima vetrina, ha un bacino d'utenza importante, anche a livello di contesto ambientale, è sicuramente una delle società, scusate, con più potenzialità in Italia. Ed è proprio per questo che dobbiamo fare attenzione. Così, in un secondo post, i resistenti, ovviamente facendo un passo indietro, hanno scritto: vediamo che è molto più importante sapere il nome dell'ipotetico pretendente al Torino FC che non la notizia di per sé. Sì, perché non è una notizia. Glielo hanno fatto notare tutti, a parte i più accaniti, diciamo, hater di questa società, quindi hater del toro, perché di questo si parla. Ecco, io fossi in loro farei una riflessione su questa cosa e su quello che hanno fatto, perché non è fare il bene del toro questo, non è fare il bene del toro. Poi, se davvero qualcuno ha chiesto news su un'ipotetica cessione della società e ha ricevuto picche senza neanche sedersi al tavolo delle trattative, perché a quanto ci è stato detto, Cairo ha detto no, il toro non è in vendita, quindi non parliamo neanche di cifre. Benissimo, venga fuori questa persona. Perché non viene fuori questa persona? Ce lo dicano? Ce lo dica, dica, tifosi del toro, sappiate che io, Pinco Pallino Entertainment SPA, volevo acquistare il toro, ho provato a contattare Cairo e mi è stato risposto di no. Sappiate che però noi avevamo intenzione di farlo. Sapete perché non succede? Perché non è vero. Non succede perché non è vero. Questo non significa che in questi anni non ci siano stati interessamenti per la cessione del toro. Non lo so io, non lo sapete voi e non lo sanno neanche i resistenti. Perché queste sono cose che non escono, soprattutto se sono trattative serie. Se è come se qualcuno volesse acquistare il toro, venisse a dirlo a me. Non sarebbe una persona seria. Perché le trattative vere, quelle dove ci sono soldi veri, vengono fatte diversamente. E basta anche con la storia che Cairo chiede troppo, perché il toro è suo, tanto per cominciare, e chiede quanto reputa di dover chiedere, e se vuole, essendo un'azienda privata, può decidere di non metterla in vendita. Ma se il Milan è stato quotato 1 miliardo giusto 2 o 3 anni fa, per il toro tra i 250 e i 300 milioni la cifra è congrua. È congrua, non lo dico io, lo dicono studi di settore, che probabilmente Cairo avrà già fatto fare. Poi magari lui ne chiederà un po' di più. Beh, ma la trattativa si chiama trattativa per questo, proprio perché si va a mediare tra domanda e offerta. La verità è che al momento non c'è nessuno interessato al toro. Questo non significa che fra un anno non succederà. Però io voglio ricordarvi una cosa. Un paio di anni fa, una pagina Facebook, per raccattare un po' di visualizzazione e like, è andata avanti per mesi a dire che il passaggio di proprietario sarebbe stato imminente. E quando io mi sono permesso di dire in un video che forse l'avevano sparata un po' grossa, uno dei signori che presentava la trasmissione è venuto a scrivermi più commenti criticandomi. Sono 2 anni che aspetto le scuse, che non arriveranno ovviamente, ma sono 2 anni che aspetto le scuse. Come mai quando c'è da andare a puntare il ditino contro chi si fa delle domande, sono sempre tutti pronti, e poi quando c'è da dire: ah no, scusa, forse sono io che ho detto una cazzata, invece non si torna indietro, non si fa mai. È molto comodo così, è molto comodo così. Sapete che se io fra qualche giorno facessi un video in titolo Clamoroso, il Torino vicino alla cessione, sapete che io faccio 50.000 visualizzazioni e le monetizzo? Volete questo? Voi volete veramente gente che fa opinione sulla squadra che dite di tifare e che vi racconti palle, anziché farvi capire qual è, cercare di farvi capire qual è la realtà e cercare di darvi dei punti di vista che possono anche essere diversi e discordanti, ma che comunque rimangono strumenti per cercare di vedere una certa cosa da un'altra angolazione, da un'altra prospettiva? Beh, allora vi meritate veramente la persona che vi dice buongiorno, incedibile, e tutti andare indietro a crederci. Ma d'altronde, in questi giorni c'è gente che è cascata con i piedi
nella fake news dell'acquisto di Murru da parte del Torino, e quindi davvero io sto cominciando a perdere la speranza. E poi queste stesse persone ti vengono a spiegare del perché e del per come un imprenditore multimiliardario dovrebbe vendere perché fa il male, eccetera, eccetera. Non so che dire, ragazzi, 25 minuti, ma sono molto soddisfatto di questo video. Se volete scrivere un commento qua sotto, li leggerò come sempre molto volentieri. Purché argomentati, altrimenti non me ne frega nulla. Ditemi come la pensate, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete anche al di fuori del canale. Ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro!